evidente che non c'era più niente da fare, ma tu amavi insistere col tuo accanimento morale. E perdevamo tutto, anche la dignità. Dio mio, che male che fa pensare a quel giorno in cui ci siamo dovuti lasciare. Che quando hai pianto mentre te ne andavi via, ti sei portata anche me. E ora lo vedi, con il tempo tutto sembra avere un senso, anche il nostro ritornare a innamorarsi in questo altrove, fino a farsi scomparire, fino a farci scomparire. Il silenzio che abbiamo sentito arrivare ad essere complice di ogni accadimento immorale. Ci siamo tolti tutto, anche la nostalgia. Dio mio, che pena che fa mischiarsi a un estraneo che vorrebbe sentirsi speciale. Ma quando eri in silenzio mentre andavi via, ti sei portata anche me. E ora lo vedi, con il tempo tutto sembra avere un senso, anche il nostro ritornare a innamorarsi in questo altrove, fino a farci scomparire, fino a farci scomparire. Come vedi il mondo adesso? Ti sembra lo stesso? Come vedi quei due pazzi che si sono tolti tutto, 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 tutto? Ma non lo vedi, con il tempo tutto sembra avere un senso, anche il nostro ritornare a innamorarsi in questo altro. Bravo Antonio, buonasera a tutti, complimenti, bellissimo, bravi, buonasera a tutti, ciao Rodrigo. Allora, ciao Fabio. Ciao Antonio, vieni, mettiamoci qua. Dunque, a distanza, eccolo qua. Beh, insomma, questo brano è bellissimo, e per grazie, quanto poi sia tutto surreale, insomma, stiamo, no? La musica non si ferma, anche se stiamo cantando in una situazione, facendo spettacolo, sì, una situazione un po' surreale, ma insomma... Vediamo la luce in fondo al tunnel. Ci siamo sentiti a lungo durante pare, il lockdown, sì, sì, precedente, un po' di conversazione. Di chiacchierate. Però va meglio. Senti, questa canzone parla di un amore passato che però sembra appartenere a un disegno più grande. Sì, è come se poi con il passare del tempo ci si accorga che insomma c'era un disegno più grande. C'è un disegno, c'è un senso. È anche una storia che magari finisce... in qualche modo regala poi degli aspetti positivi, rivista anche dopo un po' di tempo. Senti, poi puoi rimanere, con, ti va di rimanere con noi dopo, sì, il tavolo? Sì, allora sì, poi sì, parliamo, sì, di tante altre cose. Nel frattempo però volevo dire una cosa che mi fa molto piacere, perché oggi, proprio uscita da oggi in esclusiva su Rai Play, Storia di un'altra estate, che è una docuserie sostanzialmente in 8 puntate da 15 minuti, che racconta la tua tournée estiva della scorsa estate
In un'estate insomma diversa evidentemente, perché non si potevano fare concerti. Sì, in realtà ho avuto sono stato tra i pochi che ha avuto un po' la fortuna di poter fare dei concerti molto particolari, però è stato molto molto bello, e questo tour, i concerti di un'altra estate, in qualche modo ripercorrevano la spina dorsale della mia esistenza, perché partivano casualmente da Aosta, la città in cui sono nato casualmente. Ho avuto la Val d'Aosta, che è la mia seconda casa. Posto meraviglioso, abbiamo suonato. Tu sei nato ad Aosta per caso? Per caso, sono nato. I tuoi genitori? Sì, 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 io sono. Erano in vacanza lì? Sud, sì, ero in vacanza lì e poi. Non c'eri mai stato sino a quest'estate? A un certo punto ho deciso di non andarci, anche se. Ero un po' curioso di andare a vedere la città in cui ero nato, però mi ero detto facciamoci portare dalla musica. E quest'anno la musica mi ci ha portato, mi ha portato poi a Roma, altra città in cui sono cresciuto artisticamente, Roma, Milano e poi per arrivare alla mia Taranto. È stato un modo anche per andare a ritrovare bellezza dopo il lockdown che avevo vissuto. Tanto in questo anno così difficile, Antonio quasi con imbarazzo dice insomma è stato un anno terribile, un anno difficile, terribile per tutti. Per te è stato un anno professionalmente di grandissimi successi, che vuol dire secondo me che hai una sensibilità però che riesce anche a raccontare, a intercettare, come dire, le emozioni più difficili come quelle che stiamo vivendo. Non lo so, in tanti mi hanno detto che insomma alcune mie canzoni sembravano scritte quasi per questo periodo. In realtà io credo che poi l'incomunicabilità, le barriere che oggi certo, sentiamo tutti certo. C'erano già anche prima. Ora sono un po' più evidenti. Forse questo periodo qui ci può aiutare a capire tante cose delle nostre vite. Grazie. Speriamo. Allora, continuiamo la conversazione.